Questo è veramente il libro che avrei sempre voluto scrivere e anzi tra un po' scriverò, è proprio l'arte di vivere in vacanza. Allora, chi vive a Rimini è particolarmente agevolato e probabilmente anche chi vive in Versilia o a Cortina o da qualche parte di queste. Chi vive in centri molto laboriosi dove l'inconscio collettivo è molto pesante perché alla mattina ci si alza e si va a prendere una metropolitana e si fanno 2 ore per raggiungere il posto, eccetera. È una vita un pochino più faticosa in cui essere in vacanza, però partiamo dal meglio, ok? Come si fa a vivere in vacanza? Ci si sente in vacanza. È molto semplice. Si coglie quell'occasione anche se stai prendendo l'espresso per Lambrate. Può essere vacanza. Chi hai di fronte a te? Con chi puoi conversare? Dove vai a fare colazione la mattina? Con che spirito puoi prendere quel caffè in mezza mattinata? O quel frutto in mezza mattinata? È un'arte dentro quella di vivere in vacanza. Dopo si manifesta anche fuori, nel mio caso sono piuttosto fortunate e anche sicuramente voi che state guardando siete su una buona via. Non è detto che tutti possano raggiungere questo tipo di obiettivo adesso, però io sto parlando con voi. Come puoi vivere in vacanza? Domandati, quello che stai facendo, come ti fa sentire? La professione che stai svolgendo, come ti fa sentire? Se è già ok, è già espressione del tuo talento, fantastico. Sarai in vacanza mentre lavori? Io quando insegno, anche mentre faccio questi gruppi o quando scrivo, sono assolutamente in vacanza. Sono assolutamente in vacanza. E poi qualche cosa arriva per un sostentamento, poi bisogna vedere di non avere magari troppe opzioni di bisogno su quello che dovresti avere, perché poi se entri nell'avere non finisci più. Se stai nell'essere, sei in vacanza di default. Quindi occupati di sentirti al meglio in questo momento mentre svolgi quello che svolgi. Se ancora stai svolgendo qualcosa che non è proprio il massimo della tua aspirazione nel momento, comincia a sentirti grato perché da lì tu stai avendo sostentamento. Capito? Renditi grato il più possibile in quello che stai svolgendo, perché la gratitudine aumenta vibrazione di gratitudine e di benessere, e se aumenta vibrazione di gratitudine e in benessere, indovina che cosa arriva. Altra gratitudine per altro benessere. E quindi anche qui non aspettarti le cose perfette non arriveranno mai, perché noi siamo eternamente perfettibili. Sintonizzati con questo momento e domandati in che cosa posso essere grato qua. In questo momento, a che cosa potrei essere grato? Magari scopri un bidello se stai andando a scuola, magari scopri un collega se già lavori, oppure un partner potenziale se hai bisogno di co-creare un progetto. Però tu vivi in vacanza a partire da questo momento e questo è fuori discussione. Quindi state a te proprio qui.